Ciao Raflamingo, ciao Fenicotteri e bentornati in questo nuovo video. E oggi siamo tornati in una 24 ore nella piscina. E ragazzi, ho già preparato tutto all'interno della tenda. Io direi di andare perché solo la tenda vola ed è un problema. Allora, andiamo. Questo è il mio bellissimo cigno dove andrò nella tenda, sarà il mio teletrasporto, diciamo. Se magari non cado sarebbe un bene, sai? Ragazzi, se mi bagno è un problema perché sono già cadute 5 volte da questo cigno ed ero pure vestita. Ok, aiuto. Allora, tenda, vieni a me. Ok, apriamo. E... aperta. Aiuto. Cameraman, entra. Questa è la mia umilissima dimora. Cioè raga, è fighissimo. Sembra di stare su una barca. Cioè è bellissimo. Io adoro. Ragazzi, ce l'ho fatta finalmente. Sono riuscita a salire nella tenda. Ho sistemato tutte le cose che ho portato all'interno di questa tenda. Ci saranno un sacco di passatempo, quindi non ve ne andate, rimanete con me. Grazie. Ragazzi, tutte queste cosine carine le ho prese su Pretty Little Thing, precisamente si scrive così, e voglio provarle insieme a voi. Allora ragazzi, vorrei iniziare da questo qui, perché questo idealmente doveva essere un lucidalabbra normalissimo. Io ho detto vabbè, dai, prendiamo questo lucidalabbra trasparente. Alla fine ho scoperto, la prima volta che l'ho messo, che in realtà era una cosa per ingrandire le labbra. Appunto, se vedete c'è scritto labbra XXL. E ora voglio provarlo insieme a voi perché tipo pizzica un botto, ma le fa tipo ingigantire, non lo so, aiuto. Ragazzi, ok, proviamo. 3, 2, 1. Raga, non so come l'ho messo, boh. E intanto prima non dovrebbe pizzicare, dopo un po' dovrebbe iniziare a pizzicare, quindi aspettiamo. Poi ho preso questa black mask, questo qui, che di preciso non so che cosa sia. Poi ho preso questo qui e questo primer che sa di Macedonia, è tipo la cosa più buona al mondo, cioè l'odore è buonissimo. Vi volevo far vedere quest'uovo di lama, perché io adoro questo lama. È un uovo di lama, ragazzi, che se premo qui dovrebbe schiudersi, quindi voglio vedere e aprire questo uovo, vedere cosa c'è all'interno. L'ho rotto, ops. Ok, allora guardiamo. Guardate cosa c'è, è bellissimo. E sotto c'è tipo una pianta per farla stare dritta, è fighissimo. Questo sapete che cos'è? Indovinate? È il mio libro, ragazzi. E uscirà in tutte le librerie e cartolibrerie il 12 maggio. Ma se siete stanchi di aspettare, potete subito prenotarlo andando nei link nell'info box. Ho portato anche un cambio, non si sa mai ragazzi, perché se tipo cadessi dall'acqua, cosa molto probabile, mi bagnerei tutta e mi dovrei cambiare. A proposito, ho visto questa scatola di Pretty Little Thing e all'interno c'è una cosa fantastica ragazzi, una palette, ma non è una palette normale, è la palette di James Charles. Ragazzi, io sto impazzendo, piango! Aiuto, è bellissima veramente, ci sono un sacco di colori super accesi, è veramente fantastica. Ragazzi, solo per voi l'aprirò perché ragazzi io l'ho comprata, però non la userò mai, non ho il coraggio di usarla, è troppo bella ragazzi. Ok, apriamo, magari se non rompo la scatola. Grazie. Ragazzi, io l'ho aperta, però l'ho già messa subito sulla cartolina qui perché ho paura di rompere tutto. Vedi qua c'è la firma. Ok, perfetto. Apriamola magari. Raga, cioè è bellissima, vedete? Ci sono un sacco di colori, io la amo. Ok, rimettiamola nella carta perché... raga, le labbra! Aiuto! Aiuto, mi pizzicano le labbra, raga! Aiuto! È arrivato il momento della macchina della verità. Visto che mi chiedete sempre, continuamente, ma in ogni social, dappertutto, se io e Leonardo stiamo insieme, sì o no, oggi la macchina della verità vi dirà la verità. Vi risponderò e... non so come si mette questa cosa. E si guarderà. Ho trovato il coso del coso. Ok, possiamo iniziare. Ok, iniziamo. Io e Leonardo stiamo insieme, sì o no?
No. E ragazzi, voi non sapete se la macchina della verità ha detto sì o no. Io e Leonardo non stiamo insieme. Beh, rimarrà ancora un po' di suspense, no? Non si sa se quello che ho detto è vero oppure no. Ma la macchina della vita ha detto che è vero quello che ho detto, quindi smettetela. Ah, di chiedermelo! Ragazzi, aiutatemi! Non andate via, no! Vento, smettila, perché se io cado nell'acqua, cade insieme a me il mio bellissimo libro. 12 maggio sia in tutte le librerie! It's corona time! Wow, 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 wow. Le mie labbra stanno diventando grandissime, lo so, ragazzi, vero? Ammettetelo, sono fantastiche. Non lo so, però dovete ammetterlo, ammettetelo, ammettetelo che è vero. No, 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 no. Lo specchio no, lo specchio no, lo specchio no. È caduto lo specchio nell'acqua, non ci può. Ragazzi, è caduto lo specchio nell'acqua, guardate. No, raga, no. No, 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 no. Ho preso la GoPro perché voglio andare sott'acqua e prendere lo specchio. Almeno faccio anche delle riprese sott'acqua. Voglio provare la GoPro, testarla se va sott'acqua e ci va bene. E proviamo quindi ad andare, ragazzi. Speriamo che l'acqua non sia fredda. Ma perché sono... Ragazzi, ma perché sono stupido e ho fatto cadere lo specchio? Io veramente, la mia intelligenza non so dove è finita. Se avete visto la mia intelligenza per strada, ridatemela, grazie. L'acqua è ghiaccia, raga, no. Ok, allora. Ragazzi, i miei piedi sono già finiti sott'acqua. 3, 2, 1. Ah, è freddo. C'è qualcosa. Ragazzi, c'è qualcosa. Ragazzi, là, vedete? C'è qualcosa. È tipo un barattolo. Io ve lo giuro, non l'ho messo io. Ve lo giuro, non l'ho messo io. C'è qualcuno, non c'è nessuno. Oh, che freddo. Ragazzi, cioè, guardate che tempo è. Ok, devo andare a vedere che cos'è. 3, 2, 1. Un sacco. Senta, vieni. Che freddo, raga, c'è un vento. C'è anche l'altro barattolo, quindi devo andarlo a prendere. Ragazzi, ok, 3, 2, 1. L'ho rotto, raga. Come ho fatto a romperlo? Raga, l'ho rotto, non ci posso credere, l'ho rotto. L'ho appoggiato e si è rotto. Mi è entrato un vetro, aiuto. L'ho appoggiato e si è rotto, com'è possibile? Ok, apriamo questo bigliettino. Allora, oh, c'è un bigliettino e qua delle biglie, non lo so. Tu hai rubato la mia tenda, ora ne pagherai le conseguenze. Con questo simbolo rosso. Ragazzi, mi sembra di aver già visto questo simbolo. Da qualche parte l'ho già visto, ma non mi ricordo dove. Nell'ultimo escape room che ho fatto, Dottor Bob aveva usato questo simbolo in tutti i bigliettini. Forse Dottor Bob è stato lui, ne sono certa, è stato lui, è stato lui. Che scatole, mi ha fatto andare sott'acqua. Ah. Oh. E qua cosa c'è? Raga, prima di aprire l'altro barattolo mi è uscito il sangue. Cioè, mi sta... non so che cosa... Aia! Guardate, mi sta anche uscendo il sangue dal mignolo. Perfetto. E Dottor Bob è veramente malvagio, cattivo. Mi ha fatto apposta far andare sott'acqua per farmi rompere il barattolo e farmi fare male. Anche qua mi sono fatta male. Ok, ragazzi, apriamo questo barattolo e guardiamo cosa c'è scritto. Ok, guardiamo. Allora, perché non mi hai dato la cura? Ora il mio amico del pozzo è molto arrabbiato. Ragazzi, nel primo bigliettino c'era scritto che gli avevo rubato la tenda.
Oh, io sto morendo di freddo. La tenda, ragazzi, era quella giù nel campo dove l'ultima volta c'era lui in quella tenda. E ora pensa che sia sua la tenda, ma l'ho messa io la tenda nel campo e mia la tenda. Ma ora lui si è appropriato di quella tenda e si è arrabbiato con me. In più ha detto che visto che nell'ultimo video io non avevo dato la cura a quel Batman lì, quella cura serviva tipo il mio amico del pozzo. Ragazzi, non sto più capendo nulla. Ora lui è arrabbiato con me. Io non sto più capendo che cosa sta succedendo, ragazzi. Veramente sta succedendo tutto un casino. Mi sta uscendo ancora il sangue, ragazzi. Ok, ora io vado su, mi cambio perché ho preso dei vestiti di ricambio, perché lo sapevo che mi bagnavo, e butto via il vetro da qualche parte. Ok, ci vediamo dopo.